Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, stiamo facendo un altro colpo ancora con un'altra persona questa volta. Anzi no, sempre con i due soliti minchioni. Giordino 93, Dopo 92. Salutate pure ragazzi. La. Ciao. Allora, e poi ovviamente c'è un'aggiunta che si chiama Z2 Slash, che ovviamente non si sa chi sia, ma la maschera figa, quindi merita, allora rimane noi, con noi in partita. È la migliore. Che dire ragazzi, partiamo subito, vai pure Bebbo quando vuoi. Sì, no. Cosa? Allora, vediamo cosa... ovviamente... Questo che? Cosa? Vabbè, comunque sia ragazzi, partiamo subito con questo colpaccio. Cosa dobbiamo prendere, Bebbo? L'oro? Non ti ricordi neanche cosa dobbiamo prendere, grande. Un altro colpo ragazzi da 1.000.000 e passa. Speriamo che vada bene. Io ho detto da 1.000.000 e mi andava bene. Esatto, hai fatto bene infatti, un buon colpo. In Svizzera. Per farci le vacanzine, in short. Esatto, ci andiamo a fare nel nostro conto. Il paradiso fiscale ragazzi. Mi devo comprare il Team Max. Allora partiamo subito, ovviamente ragazzi è solo un giorno di rapina, perfetto. Cosa dobbiamo prendere ragazzi? Ancora e basta! Ho scritto la minchia! Ma ho scritto la minchia, ho scritto filiale della banca, niente! Ma poi ragazzi, avete mai visto una banca come queste qua che ci sono su Payday 2, ragazzi? Col cavo che. Col cavo che possono vederlo tutti. Di nuovo da me. Perché voi conoscete banche così, ragazzi? Perché io non le conosco, sinceramente non ne conosco. Allora, proprio vado io qui, proprio vado io. Ma cosa fai che non hai niente? Ah. Io, vieni. Dai, apri, muovi il culo. Dai, andiamo, vieni. Io vado a prendere una chiave di lei. Allora, ragazzi, c'è una telecamera, attenti, fermo che la aspetto, fermo che la butto giù. Io mi sto facendo una passeggiata, sto circumnavigando la banca. Attenzione, devo prendere le sue travi di legno. Prendo anch'io le mie travi di legno. C'è la telecamera, corre. Sì, l'ho già distrutta. No, nasconditi! Nasconditi! Perché ho spaccato la telecamera, quindi magari vengono qui adesso. Ok. Cosa vai a prendere? Andiamo a prendere il trapano termico. Se sente molto il tipo che parla, vabbè, comunque sia. Ha smesso ora? Ovviamente abbiamo 40. Perfetto, abbiamo preso il trapano. No, aspetta. Ok, perfetto. Vai a aprire la cosa, Ste. Ok, prendiamo tutto il trapano, corre. Buttamelo qui davanti, cazzo. Buttamelo qui davanti. Faccio io ammazzare le guardie. Cazzo, ragazzi! L'ha visto quella testa di cazzo, vedete? Un coglione. Prendete il trapano, C'hai tu? Apri veloce, Ste. Vai, via. Allora, andiamo, ragazzi, ormai. Ma fuori dal cazzo, civile di merda. Come va la tasca? Fate abbassare tutti ragazzi, fate abbassare tutti cazzo! I soldini! Buono, dai, mettete questo cazzo di trappano, va! Grande, dai! Ce l'ha anche la cassa fortina qua! Vai, prendila! Chi ha preso? I can't stay there! Fallo sedere, Oh, chi è? Vai tranquillo, sono io! No, uno mi stava sbattendo! Allora dai, muoviamoci ragazzi, mi affresco proprio velocemente. Ok, dai, proviamo ancora, resistiamo, non cerchiamo di... Oh, non vi sfugge una mazzetta. Una! Le prendete tutte! Ragazzi, voi che facciamo questo di mestiere? Ladri! Fottuti scassinatori ci chiamavano. Vado a prendere le assi. Oh, stai, la scheda magnetica per caso? No. Sì, c'è la scheda magnetica, vieni qui. Ce l'ho io? Sì, mettila qui, va. Perché quando l'ho presa? Non lo so, mettila qui tu. Pronto? Vai tra. Perfetto, andiamo. Scappando da me. Il trappolo dove cazzo è? Ok, perfetto. Ma ragazzi, voi avete mai visto una banca del genere? Cioè, ve lo chiedo perché sinceramente io non l'ho mai vista. Una banca che... Cioè, ragazzi, guardate, cioè, qui c'è lo sportello, guardatemi, venite qui, cioè, dovete guardarmi, cioè, una persona normale viene qui, c'è lo sportello, e vede il cavo qui. Ma per voi è normale vedere il cavo? Cioè, dovrebbe essere in culo al mondo della banca, questo cazzo di cavo. Invece si vede il fisso. Ma vabbè, ragazzi, sicuramente hanno fatto un progetto di merda, quelli che l'hanno creato, veramente non sanno fare una minchia. Pessimi architetti. Esatto.
Allora, Pepo, dov'è il camion? Oh, è bellissimo, il camion è lontanissimo, Pepo. Bello. Tu hai riparato, Pepo? Buono. Siamo, ok, c'è l'assalto della polizia, adesso resistiamo ragazzi. Ho aperto il cancello fuori, raga, perché così ci possiamo subito uscire. Vi vorrei ricordare che non è davanti il furgone, ma è lì a destra. Se te lo ricordi? Ti ricordi dov'è il furgone? Con te, sto parlando con te. Beh, boh, lì in fondo il furgone, lì davanti, lo vedi? Lì in fondo. Sì, capito. Non uscire, ma. Sì, tranquillo, tranquillo. Scherzano, sono giù. Uno? Ma cosa sono? Micro Juggernaut? Perché io quello forte l'ho già. Quello forte. Ce l'ho trovato! Ce ne sono due! Raga! Sto sparando, stai, aspetta un attimo! Ma ti sei cavolo! Lo so, aspetta un attimo, sto cercando di buttarli giù! Grazie per l'aiuto! Salvo prima a testa, aspetta, sto arrivando! Continuate. Salva l'altro, Ste, salva l'altro. Perfetto, siamo a posto ragazzi, dai. Siamo ritornati a cavallo. Metto il medikit, vicino alla stampa. Non metterlo! Non ancora! Non ancora! Ah, te, a Stefano, dallo a Stefano, vai, prendetelo! Ho visto ora che siete nella merda più totale. Sto riparando lo zio, sto riparando io. Aia, aia. Proteggi, Bevo, proteggi tu. Vai, è ripartito il trappolo, è ripartito. Scusa, dovete fare il tiro. Lo faccio io. Entrando da qui. Vai, corre. Dove si te ne dico? Bevo, vieni, veloce. Dietro di te. Vai. Ragazzi, munizioni ce ne sono per te, raga. Ce ne sono munizioni? Ho visto il risultato. Ok, serve la vita. Le vado a prendere anch'io che ne ho bisogno. Oh. Dimmi sta. Serve vita. Non lo so dove cazzo sia il kit. C'è gente che sta salendo sul tetto, ragazzi, quindi scenderanno dalle scalinate. Da entrambe le scalinate. Ragazzi, proteggete la porta frontale per piacere. Siamo nella merda. Cioè sono mezzo morto, ragazzi. Sono mezzo morto. Vai vicino alla stampa. Cristo santo. Uno l'ho buttato giù. Ho finito il medikit, immagino. Sì, mica, ve lo siete mangiati, cazzo. Come se fosse una fottuta pastina il vostro, quel cazzo di kit medico. Mica, le pastine di Doraemon sono, cazzo. Dai, ma questo è un coglione, ragazzi, questo è scarso. Non è come l'altro. Ma Cristo, è una merdata. Vado io, ragazzi, fermo, vado io. Vado io che sono più debole. No, stai fermo, vado io. Oh, raga! Mi spara una minchia, avete capito che sono nella merda? Ehi, qui. Ma come mi fa le pintine di carica? Sì. Ragazzi, salvalo. Io ve li butto giù, io quello che posso fare ve li butto giù, ragazzi. E il trappolo come è messo, raga? Mancano 34 secondi, raga, 30 secondi, dai. Ce la possiamo fare, stai. C'è un cecchino. Cribbio. Un cecchino lì fuori, stai, ammazzalo. Va bene. Sai che l'ho ammazzato a posto, tranquillo. Oh, appena sfondiamo la cassaforte subito a prendere l'ora ce ne andiamo, scappiamo subito, Bebo, ok? Siamo tutta vita, cazzo. Cosa stai dicendo a me? Bebo, ecco il cecchino di nuovo. Si vede la pistola. L'hai sparato in pieno. Ragazzi, se avete ancora bisogno di munizioni, ditemelo che le metto io, ok? No, entrate dentro, prendete subito quello che c'è. Ah, le cassette, no. Cazzo! Vabbè, provate le cassette. Provate le cassette. Trovate adesso che non c'è quel cazzo di ordata. Provatele tutte. Provate anche tu, Stefano, veloce.
E cosa sta facendo secondo te? Ragazzi, non lo so, non lo so. Magari ti stai grattando il culo. Io prendo tre fatti. Sto grattando le immagini in te. Cristo, dai! La vuota. È vuota anche la mia. Aspetta che metto qui, mi metto così. No, 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 dobbiamo trovare un'altra, ragazzi, un'altra. Bebo, proteggi un attimo, se non sei. Ok, perfetto, proteggi un attimo, Bebo. Non ci credo, questa testa di cazzo mi ha dato fastidio. Mi ha tolto. Minca, nervoso, cazzo. Mi ha spostato la cassetta e non sono riuscito a aprirla. Oh raga. Proteggi, proteggi ancora, proteggi ancora, proteggi ancora che sto facendo questa cassetta. No, li stanno liberando, capito? Li stanno liberando. Arrivano. Preparatevi, preparatevi. Tanto con i borsoni dovresti. Ma vaffanculo, vai, vai, proteggo io, muovetevi. Dovrei mettere le munizioni. Metto le munizioni, dimmi se ti sono. No, metterle anche qua. Ciao, vabbè. Cazzo, sono una merda, ragazzi, non fateli entrare, non fateli entrare. Bella. Continua, 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 Bebo, continua a schiacciare. Vai, continua, cerco anche io, dai, cerco anche io che siamo nel 2-3 veloce ora. O possiamo fuggire, ragazzi, faccio l'ultima cassetta io e Stefano e poi andiamo via, ok? No, vabbè. Ho capito che non ce la facciamo, dai. Sparalo in testa. Mica, mi hai buttato giù, ragazzi. Cancuno, l'ho buttato giù io, vai, continua. Continua a spararlo io, ragazzi, continua a spararlo io. Guardate i colpi, ragazzi, piccato la sangue con le mani, però cazzo. Ragazzi, vi metto le munizioni qui, ok, se vi servono, ragazzi. Vabbè, io le ho messe perché io sono nella merda, ok? Per non morire, per piacere. Te coperto, te li sparo io. Vieni, qua. Dopo dobbiamo andarcene via, ora perché siamo nella merda, capito? Ok, io cerco di raggiungere via. No, fermo, non partire. Sì, andiamo. Andiamo, venite. Guarda, no. Stacci sei dietro di noi, copertura. Copertura come? Come dimmi copertura? Dovete uscire a seguire. Sono tantissimi, non ti immagini neanche quanti siano. Scusami Bebo, non ce la facciamo più che altro. C'è questo coglione che è una sega. Stefano, ma tu come cazzo hai fatto a finire lì? Stavo dicendo. Era circa andato dall'altra parte. Ora dalla mia parte non ti consiglio di uscire. No. Aspetta, per prendere la valigia, ma è rincoglionito. Madonna. Cioè, ragazzi, allucinante. Io non so se ce la faccio adesso. Non siete fuori, guardate. Ciao. No. Mi dispiace. Buon cammino, raga. Ce la faccio, ragazzi. Occhio al secco. Sidato, vaffanculo, l'ho sidato. Faccio sì. L'ho salato, ragazzi, alla grande. Metti la palla. Guardate le camere. Le palle. Vai. Corri, cosa sta facendo? Non capisco chi mi sta sparando, ragazzi. Cioè, ma stai scherzando? Dietro mi arrivano. Vai, Lu, vai. Corri al portone. Vai. Sì, ragazzi. Fanculo, mi hanno inculato, cazzo. Aspetta che venga a salvarti. Vieni. No, ragazzi, mi hanno inculato. Che merda. E purtroppo questa colpa è fallita. Dai, vabbè, raga, non possiamo farci nulla, abbiamo giocato bene alla fine. Poi ovviamente. Ma un po' di spazzini te ne dà. Sì, proprio uno te ne dà, un nichelino ti dà. Ora ti lascia. È
E comunque sia, ragazzi, questo colpo non è andato a buon fine, purtroppo. Vabbè, non possiamo pretendere ogni volta di fare un colpo perfetto di come quello dell'altro giorno. Comunque sia, ragazzi, spero che il colpo vi sia piaciuto. Spero che abbiate apprezzato la compagnia mia e di Bebo e di Giordini, ovviamente, come al solito. Che dire, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Ovviamente vi lascio il link dei miei colleghi di Rapina giù in descrizione. Quindi da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.